Situazione anomala quella che riguarda in particolare una delibera pubblicata sull'albo pretorio del comune di Agropoli. La delibera in questione sarebbe la numero 131 del 30 giugno 2020 e tratta della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada relative all'esercizio finanziario dell'anno corrente. Nella delibera sembra essere tutto normale, viene specificato l'ammontare, anche consistente, delle sanzioni, ovvero 4 milioni e 620 mila euro, ma quando si arriva al punto della disposizione in cui vengono elencate le destinazioni di questo ammontare di denaro proposte dal sindaco Adamo Coppola, la delibera risulta oscurata fino al termine di esse. Il problema è stato riscontrato anche da altri cittadini. Da Palazzo di Città il primo cittadino, Adamo Coppola, chiarisce: è stato un semplice errore tecnico di caricamento, una scansione errata del file. Basta fare copia sulla delibera e incollare il file su un foglio Word e il documento compare integralmente. I tecnici sono al lavoro e a breve sarà visibile a tutti. Ma io penso innanzitutto un commento, tanto rumore per nulla, nel senso che si tratta sostanzialmente di una delibera da un punto di vista strettamente informatico. Quando è stata pubblicata sul sito è venuta, insomma, questa facciata nera di una tabella, in particolare quella in cui vengono spiegati i proventi e cose della strada. Ma se tecnicamente uno fa la copia di tutta la delibera integralmente, partendo dall'inizio fino alla fine, la incolla su un altro file, troverà che il nero si toglie, insomma. Ma noi provvederemo nel giro di poche ore a rimetterlo a posto e quindi sarà visibile a tutti la delibera. Ma si tratta realmente di un problema tecnico che scaturisce in maniera involontaria, e tra l'altro chi l'ha pubblicata non si è accorto della tranquillità che tutto era a posto, non ha riguardato la delibera, non ha visto che era partita questa cosa nera, insomma. Se invece l'avesse guardata non sarebbe in queste condizioni, ma sono errori umani che possono assolutamente capitare. Tra l'altro la delibera non solo è pubblicata solo al provvedorio, ma è qui in comune, in mano al segretario comunale, che la ha a disposizione di tutti, quindi non potrebbero essere cambiati. D'altra parte non capisco neanche il motivo per cui pubblicare una delibera poi con dei dati nascosti, cioè sarebbe, come dire, darsi come una zappa sui piedi. Semmai non la pubblica proprio, fa finta di dimenticare di pubblicarla, si dovesse essere, ma problemi non ce ne sono assolutamente, quindi è soltanto, ripeto, un problema strettamente tecnico, ma che sarà riparato, insomma, nelle prossime ore. Sindaco, possiamo eventualmente quindi riferire ai telespettatori di Cilento Channel i proventi, a cosa serviranno, quindi queste parti oscurate, ecco, ci può... Io, diciamo, farò... Vi invio, dirò anche alla redazione di Cilento Channel immediatamente la delibera, così potete tranquillamente guardarla e eventualmente girarla all'attenzione dei cittadini. Ma ripeto, sulla nostra pagina tra poco sarà visibile. Come sapete, probabilmente il codice della strada, la legge stabilisce come ripartirli. E come sempre, come abbiamo fatto ogni anno utilizzando lo stesso sistema, in parte verranno utilizzati nel bilancio, in altre parti saranno utilizzate direttamente per la sicurezza stradale, in altra parte saranno utilizzate per implementare i servizi della polizia municipale, insomma sono tutti quanti proventi che vengono utilizzati sostanzialmente sui servizi del comune, altri sulla manutenzione delle strade, insomma. Quindi sono utilizzate, il dettaglio lo vedrete, insomma, sulla delibera, sono utilizzate sostanzialmente per questi motivi.